ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, lo so che ultimamente non sto tanto registrando sul canale, però si sa com'è, spostamenti di qua, spostamenti di qua. Se non lo sapete, siamo tornati in Toscana, anche se in questo momento il mio compagno non è presente perché sta facendo delle cose sue, diciamo così, quindi riparto a registrare da sola. In questo video vi voglio parlare della violenza psicologica, perché magari tutti conosciamo bene la violenza fisica, però esiste anche la violenza psicologica, ma è più difficile da individuare perché proprio perché non lascia segni sul corpo e quindi non si sa se la persona, diciamo, che in quel momento ci sta facendo violenza psicologica è una vera e propria violenza, oppure se sono soltanto dei normalissimi litigi in una coppia. E quindi iniziamo. Il primo segno di violenza psicologica è la svalutazione continua. È normale che quando si litiga con il nostro compagno o la nostra compagna, perché lo sapete che a me piace parlare per entrambi i sessi, capita di dire delle cose che in realtà non pensiamo. Però se questa cosa va avanti nel tempo, è una vera e propria violenza psicologica. Tipo, ci possiamo trovare davanti a un uomo o anche una donna che ci ripete di continuo che noi non valiamo niente, che i nostri sogni rimarranno tali, eccetera. Il secondo segno di violenza psicologica è il controllo delle amicizie e degli affetti. Cioè, che significa? Quando noi frequentiamo una persona, quindi nel mio caso, che ne so, frequento un uomo, però può essere nel caso di un uomo una donna, praticamente ci ritroviamo con questa persona che senza un valido motivo ci proibisce di frequentare gli altri, i nostri amici, la nostra famiglia, eccetera. E questa è una violenza, perché comunque se non lo decidiamo noi di chiudere un rapporto con quella persona, la persona con cui siamo non può decidere per noi. Perché diventa violenza. Oppure io sento tante volte di storie di persone tipo: tu quello non lo vedi, tu quell'altro non lo senti e basta. Cioè, io penso che un amore rende libero, non rende schiavo. Che poi in realtà questo giochetto che fanno è anche un giochetto, diciamo, un po', come posso dire, così, perché in realtà fanno questa cosa in modo tale che quando l'abusante si troverà a attuare dei comportamenti lesivi per la vittima stessa sarà da sola. Il terzo punto per capire se stiamo subendo violenza psicologica sono le gelosie ingiustificate. Cioè, faccio un esempio: è normale che quando si vive all'interno di una relazione non si può stare sempre insieme. Se la vittima si permette di uscire, diciamo così, di uscire da sola o anche da solo, perché può essere anche un uomo vittima, non per forza che sia una donna, viene tempestato dall'abusante di telefonate, di messaggi, con chi sei, come sei vestito, come sei vestita, eccetera eccetera. Questa sembra in realtà niente di che, per dire, oh, una persona che si preoccupa, però in realtà è una vera e propria violenza, perché questo vuol dire esercitare il controllo su quella persona. Il quarto punto sono gli insulti e le minacce. Perché? Diciamo così, quando si vive una relazione sana è normale avere dei punti di vista differenti, è normale contraddire il proprio compagno o la propria compagna senza che questa o questo si arrabbi con noi, o perlomeno sì, ci può rimanere male, ma arrivare a insultare la persona è esagerato. Però invece in una relazione tossica, dove ci sta la vittima e l'abusante, se viene contraddetto, perché può capitare, no, che magari non si può andare sempre d'accordo su tutto, succede a tutte le coppie, si finisce il mondo, cioè l'abusante comincia a insultare la vittima. Oltretutto, se questa minaccia di lasciarlo o lasciarla, lui o lei la ricatta o lo ricatta, diciamo così. Tipo: se mi lasci mi ammazzo,
se mi lasci faccio del male a te, alla tua famiglia, eccetera. Ma questo è una cosa che chi ama veramente non lo fa, anzi chi ama lascia andare l'altra persona, perché se ovviamente uno con una persona non ci sta più bene, è giusto che deve avere anche la libertà di andarsene. E chi ama davvero vuole la felicità, prima di pensare a se stesso, di quella persona. Quindi se quella persona è felice con un altro, con un'altra o senza di noi, noi la dobbiamo lasciare libera di andare. Il quinto punto è il controllo economico. Cioè, che significa? Praticamente quando c'è la vittima e l'abusante, di solito l'abusante non vuole che la vittima vada a lavorare o vada all'università, vada a scuola, cioè in pratica la vuole tenere chiusa in casa come se fosse un oggetto di proprietà. Ma perché succede questo? Perché l'abusante sa benissimo che se la vittima è economicamente o anche moralmente indipendente, è più facile per la vittima stessa andarsene nel momento in cui si renderà conto di subire una vera e propria violenza psicologica. Il sesto punto è l'insistenza continua per ottenere rapporti sessuali. Allora, ovviamente sembra nulla di che, no, per dire, perché se giustamente uno gli viene voglia, però io penso che il sesso, così come l'amore, non deve essere un'imposizione, ma deve essere una scelta. Quindi se uno dei due non gli va di fare sesso in quel momento, l'altro non deve insistere, come non deve insistere a fargli fare delle cose che lui o lei non è d'accordo. Perché alla fine il sesso dovrebbe essere un piacere, non un obbligo, non una sofferenza. È normale, è anche giusto che sia così, anche perché si presume che una persona abusante nella vita reale sia abusante anche nel sesso. Il settimo e ultimo punto sono i falsi pentimenti. Cioè, che significa? Praticamente quando l'uomo o la donna si rende conto di essere stato lasciato, comunque che siamo lungo quella strada lì, diciamo, si mostra pentito, pentita, giura che non lo farà più, giura che cambierà e tutto. Però ragazzi, io vi voglio mettere di fronte alla realtà. Una persona che per diversi mesi o anni è stata in quella maniera e non è cambiata finora, perché dovrebbe cambiare nel momento in cui voi lo lasciate? Cioè, se si doveva arrivare fino al punto di rottura, cioè non poteva cambiare prima? Evidentemente questa è un'altra tecnica psicologica per tenervi legate a lui o lei. Per questo video è tutto, se il video vi è piaciuto mi raccomando come sempre mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto.